compressor, adjusted, and released the shunt. It must be fastened when the seatbelt signs are on. We recommend that you keep it fastened at all times. If the air supply fails, masks will drop from above. Pull the mask towards you to start the oxygen. Put the mask over your nose and mouth and breathe normally. Hold the mask in place with the strap. Pull on each side to adjust. Put on your own mask before helping others. If we land on water, take a life jacket from under your seat. Remove from the pouch and put it over your head. Pass the tapes around your waist and clip it together. Pull the strap to adjust. Do not inflate it inside the aircraft. When outside, inflate it by pulling the toggle. If it fails to inflate or needs topping up, blow into this tube. There is a light and whistle for attracting attention. The cabin crew can assist you with life jackets for children. Your tray table must now be stowed, armrests down, window blinds open, and seatbelt fastened. Further information regarding your safety on board can be found in the in-flight magazine. We hope you have a great flight. Siete gentilmente pregati di prestare attenzione ai segnali luminosi e alle istruzioni fornitevi dal personale di bordo, comprese le seguenti procedure di sicurezza. La scheda di sicurezza situata nella tasca del sedile di fronte a voi contiene informazioni importanti riguardanti le uscite di emergenza, maschere per l'ossigeno, giubbotti di salvataggio e la posizione da adottare qualora sentiate il comando Brace, Brace. Su questo aereo ci sono 8 uscite di emergenza. Il personale di bordo vi sta indicando quelle più vicine a voi. Vi facciamo notare che l'uscita più vicina potrebbe anche trovarsi dietro di voi. Un sentiero luminoso vi guiderà alle uscite. In caso di emergenza dovete lasciare a bordo tutti i bagagli. La vostra cintura di sicurezza si allaccia, regola e slaccia come mostrato. La cintura deve essere allacciata quando l'apposito segnale è acceso. Vi suggeriamo comunque di tenerla sempre allacciata. In caso di depressurizzazione della cabina, le maschere per l'ossigeno usciranno dai vani sopra di voi. Tirate la maschera verso di voi per attivare il flusso di ossigeno. Indossate una maschera coprendo naso e bocca e respirate normalmente. Per assicurarla, usate l'elastico tirando le linguette da ambo i lati. Indossate la vostra maschera prima di aiutare gli altri. In caso di ammaraggio, estraete il giubbotto di salvataggio da sotto il vostro sedile. Rimuovetelo dal contenitore e infilatelo dalla testa. Passate i lacci attorno alla vita, fissate e tirate la tibia per regolarlo. Non gonfiate il giubbotto dentro l'aereo. Una volta all'esterno, gonfiatelo tirando la maniglia. In caso non si gonfi o necessitasse di essere ulteriormente gonfiato, soffiate nel più vicino. Il giubbotto è munito di luce e fischietto per attirare l'attenzione. All'occorrenza, il personale di bordo vi fornirà giubbotti salvagente per bambini. Assicuratevi ora di avere il tavolino chiuso, i braccioli abbassati, gli oscuranti dei finestrini aperti e la cintura allacciata. Ulteriori informazioni sulla vostra sicurezza a bordo sono contenute sulla rivista di bordo. Vi auguriamo un piacevole volo. In case of a loss of a cabin pressure, your face mask must be removed before putting on your oxygen mask.
caso di depressurizzazione della cabina, la vostra mascherina dovrà essere rimossa prima di indossare la mascherina per l'ossigeno per abbassare le luci in cabina per il decollo. Se desiderate continuare a leggere, potete utilizzare le luci nel pannello in alto sopra di voi per risolvere i cabin lights for takeoff. If you wish to continue reading, please the lights in the panel above you.